Ciao a tutti amiche, benvenuti in un nuovo podcast. In questo video oggi vi parlo dei progetti da realizzare ad uncinetto che sono perfetti per la stagione autunnale. In effetti questa stagione a me piace moltissimo anche perché sono presenti dei colori caldi e avvolgenti come ad esempio il rosso, il giallo, l'arancione, il marrone, il verde scuro. Possiamo tenere anche come riferimento questi colori per realizzare i capi ad uncinetto, ad esempio. Questa è anche una stagione però dove inizia anche a fare un po' più freddo, soprattutto la mattina e la sera, quindi vi suggerisco di iniziare magari a realizzare un cardigan ad uncinetto, oppure potete fare uno scialle, un gilet, un plaid. Oppure perché no, potete iniziare anche a lavorare qualche cappello. Io in questo video vi voglio dare comunque qualche suggerimento, quindi vi mostrerò 12 progetti che sono già presenti sul canale. Infatti, giù in descrizione vi lascerò comunque tutti i link di riferimento. Ma adesso andiamo a vedere subito di che cosa si tratta. Il primo progetto che vi presento si chiama Cardigan Foglie d'autunno, anche perché i colori di questo filato mi ricordano proprio questa stagione. L'ho realizzato con la tecnica del top down, quindi si parte dall'alto e si va verso il basso. In questo caso ho utilizzato una mezza maglia alta in costa retro. Invece, per quanto riguarda le maniche, ho utilizzato un punto fantasia veramente molto particolare, ma anche semplice da fare. Passiamo al secondo progetto che ho chiamato Cardigan Molly. È un progetto molto particolare perché ho iniziato a lavorare questo cardigan partendo da una mattonella che va sulle spalle. Naturalmente nel video vi spiego anche come realizzare gli altri passaggi e anche le maniche. Questo cardigan è veramente molto particolare nella sua costruzione. Terzo progetto, coda di drago Mylin. Qui ho realizzato uno scaldacollo moderno, infatti la coda di drago è un progetto in cui si parte dalla punta più sottile, poi man mano si sviluppa tutto lo scaldacollo che diventa sempre più grande. Naturalmente possiamo andare avanti per tanti giri a seconda della grandezza che ci serve. Quarto progetto, giacchino Leda, si tratta di un top down semplicissimo da fare, perfetto anche per un principiante. Passiamo al quinto progetto. Si tratta sempre di un giacchino che ho chiamato Jade ed è un top down molto particolare perché qui si tratta di un giacchino un po' più corto, però ci sono le punte più lunghe in avanti. Questo è un giacchino che possiamo utilizzare ad esempio sopra a una camicia oppure su un vestito. Anche questo video naturalmente ve l'ho spiegato passo passo. Passiamo al sesto progetto. Questa volta è un gilet che ho chiamato sfumature d'autunno. È un gilet semplicissimo da fare perché si realizza con soltanto due rettangoli. Il punto fantasia è molto bello ma anche semplice da fare. Qui potete usare sia un filato più sottile, ma anche un filato più spesso da lavorare anche con l'uncinetto numero 5. Passiamo al settimo progetto, maglioncino istante. È un maglioncino che ricorda proprio con i suoi colori l'autunno e si tratta di un progetto che si realizza facendo due pannelli, uno per il davanti e uno per il retro. Invece la manica l'ho lavorata in circolare. Passiamo all'ottavo progetto. Abbiamo il maglioncino Nabiki. Si tratta di un maglioncino che io ho realizzato sempre con la tecnica del top down. Qui ho usato sia la maglia alta ma anche la mezza maglia alta. Per le maniche le ho volute lavorare a campana. È veramente molto semplice lavorare queste maniche, dove, come vedete, ho utilizzato un punto fantasia. Naturalmente nel video vi ho spiegato tutti i passaggi per realizzare questo bellissimo maglioncino. Nono progetto, si tratta dello scialle incontri. Questo è uno scialle perfetto per un principiante. Il punto è molto bello, si tratta di realizzare comunque queste maglie alte. E ci sono poi delle catenelle, vedrete che se lo realizzate vi divertirete veramente tantissimo perché è veramente uno scialle molto semplice ma di grande effetto.
Decimo progetto, abbiamo lo scialle May. Questo è uno scialle molto particolare. Come vedete, ho utilizzato un filato che ricorda molto l'autunno e il punto fantasia a me è piaciuto veramente tantissimo. Poi abbiamo l'undicesimo progetto, il cappello Mia. Si tratta di un cappello molto bello, l'ho voluto comunque abbellire con un pompon e anche con un bottone in legno. Poi abbiamo il dodicesimo progetto, ho voluto pensare anche a un progetto per la casa, quindi abbiamo questa bellissima zucca, possiamo realizzarla in tanti colori diversi e quindi abbellire la nostra casa proprio in questo periodo. Quindi questi sono i progetti che vi ho mostrato, vi ricordo che giù in descrizione vi lascio tutti i link di riferimento. Per trovare la descrizione del video, sotto a questo video c'è la parola altro, quindi cliccate quella parolina e vedrete che comunque vi esce la descrizione del video dove trovate tutti i link di riferimento e anche altre notizie inerenti sempre al video oppure alcuni suggerimenti vari. Io spero comunque che questo video vi sia stato utile. Io vi aspetto naturalmente nei commenti perché mi interessa anche sapere qual è il progetto che avete preferito. Quindi noi ci vediamo a breve per i prossimi tutorial e per i prossimi video. Ciao a tutte!